cercando quello là, guarda che loro. La Samantha non ha toccato. Nell'ambito della festa delle migranti in premia, cioè tutti coloro, tutti i santagatesi che si sono distinti durante l'anno e anche in, cioè, negli anni e anche nel corrente anno. Quindi diciamo è un momento molto importante, è un momento importantissimo. Poi diciamo che la festa, cioè rientrare nella festa delle migranti, che diciamo noi che meridionali che conosciamo questa triste realtà dell'emigrazione, diciamo vuole essere, l'associazione vuole tenere vivo quel filo che lega sempre, sempre l'emigrante alla sua terra. L'iniziativa di Leonardo Carrato l'ho sempre seguita. E anche con amici altrui, ma loro si meravigliavano del fatto che un piccolo comune avesse questa presenza sul web, cioè sul mezzo di comunicazione, diciamo dei giorni nostri, così attiva, puntuale, cioè non occasionale, perché i web ci sono un sacco di siti, però una cosa è il sito che si innova, che è presente, è attuale, una cosa invece sono quei siti che stanno lì e poi nessuno li cura, li segue, li lavora. E quindi questa è un'iniziativa alla sua che va molto apprezzata, caro Sindaco, e comunque che la dà anche una mano. Perché devo dire la verità, è di quelle iniziative che ci fanno sentire più vicini tutti. Soprattutto io mi rendo conto, i ragazzi vengono a Sant'Agata perché ci sta Sant'Agata con una produzione orale, ma diciamo quasi toccando con mano che cos'era la comunità di un tempo. Quanti di voi sono nati a Sant'Agata, vissuto a Sant'Agata, in genere si viveva fino a 13 anni, poi a 13 anni quelli che studiavano andavano via. Oggi il saluto dell'Associazione Sant'Agatese del Mondo tocca a me. E benvenuti innanzitutto e vi ringrazio per la calorosa presenza, anzi notiamo che negli anni fortunatamente siamo riusciti un po' a così, sfondare questa breccia nel cuore dei sant'agatesi e far capire che la nostra festa delle migranze non è solo per salutare quelli che se ne sono andati, ma anche in un certo senso per tenere radicati e vicini a noi quelli che ancora stanno qui. Quindi comunque è un legame forte con il territorio che manifestiamo, nonostante siamo i sant'agatesi nel mondo. Poi in realtà nel mondo non vuol dire che siamo fuori da Sant'Agata. Dobbiamo ringraziare ovviamente, a parte il nostro ideatore, l'artefice della manifestazione Leonardo Capano, che mi sento di ringraziare personalmente, ovviamente l'amministrazione comunale che ci ospita, nella veste appunto del sindaco che è sempre presente alle nostre manifestazioni, gli ospiti che sono intervenuti oggi, premiati, che sono praticamente quasi tutti da fuori, il senatore Emilio Novi che ci ha pregiato di un suo intervento, il professor Mario Marchitelli, e il delegato provinciale del CONI, il signor Caputo. I premiati in un certo senso sono stati già presentati dai nostri relatori, però ci tenevo a ringraziare anche
associazioni che da diversi anni cominciano a collaborano con noi, noi con loro, quindi in un certo senso si è, forse anche a questo serve il sito Santa Caterina del Mondo, si è aperta una sinergia non solo con coloro che sono lontani, ma anche appunto all'interno del nostro comune, quindi con le associazioni, tutte le manifestazioni le organizziamo in associazione e collaborazione stretta con l'associazione Prologo Pierino D'Onofrio e il Centro Studi Calabius. E poi ci sono gli amici delle altre associazioni che sono sempre presenti ai nostri eventi. Il premio Sant'Agata 2011, il primo premio che oggi consegniamo, è un premio molto importante, un premio per la musica, ma è anche un premio alla carriera. E lo consegniamo al maestro Bonifacio Florio, se si vuole avvicinare. E il premio che consegnerà il professore Martinelli, che fa parte del consiglio del conservatorio Roberto Giordano di Foggia. Professore, va a dire. Ringraziamo anche il concerto bandistico Città di Sant'Agata di Puglia, che oggi è qui presente. Vi consegniamo una targa, ovviamente sono premi simbolici, ma sono premi di... di scrittore e poeta che ha saputo egregiamente conciliare con l'impegno sportivo e il successo come atleta. Campione di atletica, collaboratore di Zeman fin dagli anni d'oro dell'US Foggia, insegnante e simbolo dello sport sano, quello che ci riempie d'orgoglio, quello delle Olimpiadi di Roma del 60, il santagatese Pietro Paolo Danza è uno scrittore prolifico e mai banale. La sua notevole sensibilità autoriale non è mai scontata e attraverso le sue parole ci aiuta a comprendere le nostre radici, il legame con tutto ciò che di più vero e profondo esiste fra ricordi e speranze, raccontando i profumi di Sant'Agata e dipingendo di poesia le tele dell'anima. Posso dire una parola? Anche di più. Io sono... Perché non dobbiamo essere uniti? Perché noi qui, nel nostro piccolo, siamo fratelli, sant'agatesimi nel cervello e nell'anima, e poi fuori ci dobbiamo disbrigare. Questa terra, se la vogliamo onorare, dobbiamo essere sant'agatesi sempre, aiutandoci gli uni con gli altri, non mortificandoci e sbagliandoci gli uni con gli altri. Noi dobbiamo essere esempio per i nostri figli, per i nostri nipoti, nel bene, nell'aiutarci quando siamo in difficoltà. Tutto quello che mi avete detto non è merito mio. Io vengo dalla miseria più assoluta. Chi mi ha portato lontano non sono state mai le mie raccomandazioni né nessun'altra cosa. Questo mi ha portato lontano. Se noi crediamo in Dio, siamo tutti più buoni, siamo tutti più fratelli, tutti più amici. Allora siamo sant'agatesi veramente tutti. Perdonate. Consegniamo
Complimenti al professor Danza per appunto oltre ai valori che ha sempre insegnato, appunto anche per i valori umani che ci ricorda ogni giorno. E dallo sport di ieri allo sport di oggi siamo orgogliosissimi come associazione Santa Catesi nel mondo di premiare la nostra campionessa Jennifer Messaggero. Allora qui devo segnalare che le nostre brochure non è stata compresa perché noi avevamo il progetto per lei, appunto un premio speciale più avanti nel tempo, perché Jennifer è una 19enne, quindi è una ragazza molto giovane, e nonostante i suoi successi noi aspettavamo con calma i suoi traguardi, invece quest'anno ci ha in maniera speciale, in maniera improvvisa, ci ha onorato con benedizione. Senza mai arrendersi ad una vita facile. Leonardo oggi lavora nella più nota azienda automobilistica del mondo, la Ferrari, è direttore tecnico, meccanico collaudatore nel famoso reparto esperienza prototipi, giunto a questo prestigioso traguardo dopo anni di dura gavetta, solo grazie alle sue capacità e alla sua perseveranza. Santa Catese Doc, simbolo di chi ce l'ha fatta, a costo di allontanarsi a malincuore dal suo paese. Di seconda generazione o quasi a metà. Ringraziamo i nostri genitori che con tanto coraggio anni fa hanno deciso di partire e ci hanno donato un futuro molto brillante oggi. Ringraziamo gli amici che ci supportano e tutti i santagatesi
che ogni volta ci rincuorano e ci danno forza per tutte le nostre attività. Grazie a tutti. Sindaco e l'amministrazione comunale, ringrazio l'associazione Santa Catesima del Mondo e in particolar modo l'amico Leonardo Caparo. Per quello che fa, va seguito con estrema simpatia. Ancora. Un grazie di cuore all'amico Alfonso De Capraris per la particolare attenzione nella cura della stesura del mio curriculum e per, le felici espressioni avute nei miei confronti nella presentazione dello stesso. Quindi questo è quello che va preparato e non è riuscito per l'edizione. Grazie. Un attimo.